Quando pensiamo all'educazione di un figlio, ci viene subito in mente, forse sbagliando, prendere il bambino, farlo nostra immagine e somiglianza, impedendone una sfera di libertà personale. Invece può essere esattamente il contrario, perché alla libertà, all'autonomia, si può anche educare. Ne abbiamo parlato all'interno del Festival Biblico di Vicenza con Maria Teresa Zattoni e Gilberto Gillini, due formatori, coniugi nella vita, consulenti familiari. Maria Teresa Zattoni, lei è una consulente familiare e l'educazione è quanto mai importante in questo periodo storico. Si può educare a tante cose, ma perché educare specialmente alla libertà? È ciò che dobbiamo alle nuove generazioni, per non lasciarle in balia degli impulsi, dei diktat e dei fraintendimenti della cultura contemporanea. Educare alla libertà è un potenziale straordinario per il bambino. Occorre essere sicuri del suo io pensante, della sua capacità di avere una bussola interna e aiutarlo a imparare a consultarsi, perché così imparerà ad essere più libero. Cosa consiglierebbe a un genitore per educare il figlio alla libertà? Il figlio viene educato alla libertà nella misura in cui lo stesso genitore è libero, crede alle potenzialità della propria coscienza, della propria autoconsapevolezza. In questo modo impara a rispettarlo e impara anche a elaborare con lui la dignità della riparazione di fronte all'errore. Gilberto Gillini, abbiamo appena parlato dell'educazione per i più piccoli, però si può educare anche un ragazzo di età adolescenziale, forse ne ha ancora più bisogno. Sì, io cercherò di vedere questa educazione dell'adolescente all'interno della sua famiglia, perché per me è molto importante la relazione che si stabilisce tra la cura della coniugalità dei genitori e la cura della genitorialità, nel senso che se i genitori nel loro rapporto coniugale non pensano che basti semplicemente che ci sia un fondamento iniziale di innamoramento, ma ritengono che ci sia da sviluppare una reale cura per la relazione, una reale cura della relazione, che vuol dire anche accettare la libertà dell'altro, accettare l'altro per quello che è, allora a questo punto si stabilisce una relazione coniugale che permette al figlio di capire che anche lui può sviluppare la sua libertà. Questo mi sembra il punto più importante di ciò che dirò, e che si rifà in qualche modo al teorema di Jay Haley, che ha ribadito che un figlio non risponde ad ogni singolo genitore, ma risponde alla relazione che intercorre tra i genitori.